Perché avete presentato questa risoluzione? L'abbiamo presentata perché da sempre la Lega Nord ha ritenuto e ha dichiarato ufficialmente che le sanzioni contro la Russia erano una risposta sbagliata di fronte a una crisi internazionale che doveva trovare altri percorsi per la loro risoluzione. Eravamo onestamente convinti che dopo la visita del Premier Renzi a San Pietroburgo e i colloqui con il Presidente Putin fossero finalmente maturi i tempi per rivedere la logica di queste sanzioni e prendere atto che non hanno avuto nessuna efficacia, che anzi hanno creato gravi danni. Quindi viviamo con grave disappunto la scelta della maggioranza, del governo, di respingere la nostra mozione che invece doveva essere approvata all'unanimità. La risoluzione però non è giuridicamente vincolante. Ma sarebbe stato sicuramente un passo invece decisivo. Ricordiamoci che quest'oggi il Senato si è riunito proprio perché Renzi domani parteciperà al Consiglio d'Europa e non solo doveva riferire su quelle che sarebbero state le proprie posizioni, le posizioni del governo rispetto a questo importantissimo vertice, ma doveva anche ricevere quello che è l'indirizzo del Parlamento. Quindi un'eventuale votazione a favore della risoluzione che abbiamo depositato e presentato sarebbe stato un dato non solo politico importantissimo, ma anche un impegno che poi avrebbe dovuto portare avanti e mantenere a livello europeo. Quindi non è vero che questo voto non conti, è stato espresso nella massima sede parlamentare italiana e avrebbe avuto un significato dal nostro punto di vista determinante rispetto a questa crisi internazionale assolutamente inutile e dannosa per il nostro paese. Una risoluzione simile è stata adottata dal Senato francese circa 3 settimane fa. Pensa che altri paesi possano partecipare a questa iniziativa? Io me lo auguro e vivo con grande disappunto il fatto che in Senato quest'oggi si sia persa un'occasione importante per dare un segnale che a fronte della Brexit e quindi di una popolazione europea che non si riconosce più nelle politiche di questo governo ci fosse una reale presa di coscienza che qualcosa dovesse cambiare. In altri paesi sta avvenendo, evidentemente in Italia siamo ancora molto lontani da prendere atto della realtà. La Russia sostiene che non è stata molto colpita dalle sanzioni. Pensa che le sanzioni stanno aiutando a risolvere il conflitto ucraino? Queste sanzioni hanno arrecato certamente un grave danno all'economia italiana e penso anche europea. Non stanno risolvendo le vertenze diplomatiche tra Unione Europea e Russia, non se n'è avvantaggiata nemmeno l'Ucraina. Mi è sembrata sin da subito, è sembrata a tutti noi, una strada sbagliata che avrebbe esclusivamente rafforzato le incomprensioni e non certamente trovato le soluzioni. Com'è andato il voto oggi? Ma il voto oggi è stata una grande delusione. Come dicevo, eravamo convinti che ci sarebbe stato un voto favorevole da parte della stragrande maggioranza dei gruppi parlamentari. Nella realtà dei fatti solo altri due gruppi, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, hanno votato a favore della nostra risoluzione, mentre la maggioranza nella sua interezza, quindi Partito Democratico e Nuovo Centrodestra, si sono opposti. È evidente che hanno assunto questa posizione perché il rappresentante del governo presente in aula, dopo le parole di Renzi, ha dato indicazione di esprimere un voto contrario. Siamo molto delusi, amareggiati e arrabbiati per un governo che non prende atto che la realtà è cambiata, che i popoli vogliono convivere serenamente nel libero scambio delle merci, in un rapporto produttivo e migliorativo per le rispettive economie e con scambi anche a livello turistico che per noi sarebbero molto importanti. Presenterà altre risoluzioni? Noi abbiamo presentato come Lega Nord una risoluzione nella regione Veneto, nel nord-est, in una delle regioni trainanti dell'economia italiana e fortunatamente è stata approvata dove eravamo maggioranza e analogamente abbiamo presentato attraverso l'impegno dei nostri consiglieri regionali analoghe risoluzioni in Regione Lombardia, la principale regione dell'Italia con oltre 9 milioni di abitanti, e in Regione Liguria. Siamo convinti che verranno approvate naturalmente
e che questi voti servano a dimostrare una cosa molto semplice: se c'è un governo italiano che è lontano da quelle che sono le necessità del paese, ci sono i territori che si stanno risvegliando e che stanno cercando di rappresentare quelle che sono le reali esigenze delle nostre comunità, che chiedono di vivere in modo migliore un rapporto con la Russia, che per noi è sempre stato importante e lo potrà essere sempre di più anche nel futuro.